Gloria a Dio, una felice serata a tutti quanti e che Dio ci benedica ancora questo pochissimo tempo. I miei sono andati a casa adesso e mi sono sbrigato adesso di tutto. So che avevate tanta voglia e desiderio stasera di condividere un po' del vostro tempo con questo piccolo uomo. Io sento le vostre vibrazioni come l'aria che respiro. Sapete perché? Perché io prima vi mando le mie vibrazioni, il mio amore, e vi contagio con il mio amore, e questo amore vi fa desiderare, condividere il vostro amore, prima con il Signore, Dio Onnipotente, e poi il suo figliolo Gesù. E poi, e ultimo, con me e con tutti i fratelli e sorelle. E grazie ad About Diana 09, che lei è così brava, condivide la live ogni volta che entra, magari fossero tutti come lei, eppure non ci vuole molta energia fare condivido qualcosa che sta portando un cambiamento alla vostra vita, qualcosa che vi sta trasformando in un batter d'occhio fino alle giunture della vostra vita. E adesso il fratello Fabio, il guerriero, mi ha fatto ascoltare una canzone l'altra sera e gli ho chiesto: mandami l'originale, che cercherò di farla ascoltare se si sente bene, o altrimenti farò un filmato con questa canzone e sicuramente farà figura. Nel frattempo ci ho dato un sito che da lì diventerà il più grande artista, il migliore di tutto il mondo, perché l'ho benedetto io con l'aiuto di Dio e di Gesù. Perché non vi fate benedire anche voi? Razza di vipere? Perché? E a Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Amen. Ascoltate, spero che si sente bene, ma non vi preoccupate, poi farò un filmato con questa canzone e con le altre che mi manderà presto, perché adesso lui si metterà all'opera. Padre Santo, ti prego, benedici questo giovane Fabio, che possa diventare il migliore di tutto il mondo. Alleluia. Sento il vuoto dentro, ho bisogno di una mano che mi sollevi, ma tutti sembrano occupati con le loro vite. Non so più come fare per andare avanti, ma non voglio arrendermi, non voglio perdere. Voglio lottare per quello che voglio e trovare la felicità, la mia unica scelta. Non mi arrenderò, no, no, voglio ballare, voglio volare via. Non mi arrenderò, no, no. Voglio gridare, voglio sentire la vita.
Ho perso tante volte ma ho imparato che la sconfitta non è una fine ma un nuovo inizio. Devo solo credere in me stesso e non avere paura di sbagliare. Il mio futuro dipende solo da me e non voglio sprecare questa opportunità. Voglio vivere ogni momento come se fosse l'ultimo. Non mi arrenderò, no, no. Voglio ballare, voglio volare via. Non mi arrenderò, no, no. Voglio gridare, voglio sentire la vita. Yeah, yeah, yeah. Non mi arrenderò mai. Voglio ballare, voglio volare via. Non mi arrenderò. Sento il vuoto dentro. Ho bisogno di una mano che mi sollevi. Ma tutti sembrano occupati con le loro vite. Non so più come fare per andare avanti. Ma non voglio arrendermi, non voglio perdere. Voglio lottare per quello che voglio e trovare la felicità, la mia unica scelta. Non mi arrenderò, no, no. Voglio ballare, voglio volare via. Non mi arrenderò, no, no. Voglio gridare, voglio sentire la vita. Ho perso tante volte ma ho imparato che la sconfitta non è una fine ma un nuovo inizio. Devo solo credere in me stesso e non avere paura di sbagliare. Il mio futuro dipende solo da me e non voglio sprecare questa opportunità. Voglio vivere ogni momento come se fosse l'ultimo. Non mi arrenderò, no, no. Voglio ballare, voglio volare via. Non mi arrenderò, no, no. Voglio gridare, voglio sentire la vita. Yeah, yeah, yeah. Non mi arrenderò mai. Voglio ballare, voglio volare via. Non mi arrenderò, no, no. Voglio ballare, voglio volare via. Non mi arrenderò, no, no. Voglio gridare, voglio sentire la vita. Yeah, yeah, yeah. Ehi, ehi, ehi. Bene, questo è un piccolo pezzo del fratello Fabio che un anno e mezzo fa mi ha interpellato che i dottori l'avevano chiamato spacciato, sofferente di un tumore micidiale. E questo giovane Fabio, un paio di mesi fa, ha avuto la risposta del centro tumorale di Milano, dove lui veniva controllato, che non aveva più bisogno di tornare a controllarsi più, perché era guarito totalmente, completamente, fuori da ogni pericolo, e mi ha mandato il documento e ce l'ho io. Certamente la fotocopia
ma a me mi basta. Non so a voi se non vi basta per capire che esiste un Dio così grande che non ha bisogno neanche dei medici per guarire un tumore maligno, non ha bisogno di chemioterapia, non ha bisogno di bisturi, non ha bisogno di forbici, coltelli o terapie settimanalmente che fanno cadere i capelli, perché queste terapie sono micidiali e qualcuno resta sotto osservazione della chemioterapia che si addormenta per sempre. Bene, dalla buona notizia vi ho fatto rattristare, vero? No, perché adesso vi faccio ridere, perché vi dico che questo Dio così grande che è mio padre mi ha comunicato che vi ama a tutti, completamente a tutti, senza nessuno escluso. Ciao, Dimico Immacolata, amore mio. Ciao, Abou, Diana, gioia del mio cuore. Ti amo come una figlia, gioia. E a tutti coloro che siete qui, vi amo. Non come l'amore di Dio, perché non sono capace, perché il mio amore ha un limite e sono di carne. Ma quel poco che riesco a emergere sono tutto vostro, completamente. Vi amo, vi amo, vi amo, vi amo. Finché vita avrò. E poi, se sarò lassù con papà, io vi aiuterò da lassù. Ciao Fabio, spero che hai ascoltato la canzone, perché l'ho mandata adesso. Se non l'hai ascoltato, me lo dici che la mando di nuovo. Allora, dimmi che l'hai ascoltato, se no la mando di nuovo. Ma non l'ho sentito. Adesso la mando di nuovo. Metti il microfono chiuso che la mando di nuovo. Voy
voglio ballare, voglio volare via. Non mi arrenderò, no, no, voglio ballare, voglio volare via. Non mi arrenderò, no, no, voglio gridare, voglio sentire la vita. Yeah, yeah, yeah. Il vuoto dentro, ho bisogno di una mano che mi solleghi, ma tutti sembrano occupati con le loro vite. Non so più come fare per andare avanti, ma non voglio arrendermi, non voglio perdere, voglio lottare per quello che voglio e trovare la felicità, la mia unica scelta. Non mi arrenderò, no, no, voglio ballare, voglio volare via. Non mi arrenderò, no, no, voglio gridare, voglio sentire la vita. Ho perso tante volte ma ho imparato che la sconfitta non è una fine ma un nuovo inizio. Devo solo credere in me stesso e non avere paura di sbagliare. Il mio futuro dipende solo da me e non voglio sprecare questa opportunità. Voglio vivere ogni momento come se fosse l'ultimo. Non mi arrenderò, no, no, voglio ballare, voglio volare via. Non mi arrenderò, no, no, voglio gridare, voglio sentire la vita. Yeah, 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 non mi arrenderò mai. Voglio ballare, voglio volare via. Non mi arrenderò, no, no, voglio ballare, voglio volare. Gloria a Dio, alleluia. Bene, complimenti a Fabio che ha interpretato questa bellissima canzone, che questo è solo un inizio di tante altre canzoni che lui interpreterà nel Signore Gesù, perché senza volerlo lui ha interpretato qualcosa di un inizio della sua vita, che ha incominciato a prendere volo verso Dio. E questo volo lui non è che l'ha pensato, ma gli è stato regalato dalla natura di Dio, che lo accudiva in questi mesi di travaglio della sua guarigione. E voi, cari nella grazia di Dio, voi fratelli, sorelle, cosa state preparando per il Signore? E che ve ne state fiacchi, seduti in una poltrona o una sedia sdraia o un lettino, magari a piagnucolare, a dire non ce la faccio più, sto morendo, basta, basta con questo piagnucolare, svegliatevi, perché la forza del nostro pensiero è una bomba atomica se innestiamo il bottone giusto. Se vi lascerete guidare da Dio e da Gesù e da questo piccolo uomo,
avrete a tutti sotto i vostri piedi tutte quelle persone che vi hanno fatto del male, vi baceranno i piedi e vi chiederanno perdono, e voi dovete perdonarli e buttarli ai piedi di Gesù. Questo dovete fare. Non dovete più piagnucolare, perché il tempo di piangere è finito. Adesso si deve adorare Dio e Gesù con tutto il cuore, con tutta l'anima, e reagire quando qualcuno vi sta pestando la testa o i piedi. Gli dovete dire per cortesia: spostati, perché mi fai ombra davanti a me. Fatti più là. E ci cantate quella canzone: fatti più là. Questo dovete fare. Non dovete più abbandonarvi, perché l'uomo che si abbandona è perduto. E adesso iniziamo la webcam con l'amore e la grazia di Dio, facendogli complimenti a fratello Fabio del suo piccolo inizio, e complimenti per le cose future che lui farà in questi giorni, senza fretta, senza fretta. Fabio, tutto quello che farai adesso deve essere una alla volta, non ti dedicare a tanti perché farai errori. Una, la mediti, la provi, quando sei sicuro fai tante registrazioni, la più bella ce la mandi, perché come vero Dio sto profetizzando per te. Se farai solo come ti dico io, sarai grande. Appena sballerai di altri campi, perderai tutto. Devi dedicarti solo per il Signore e per il suo popolo. Non devi sbandare l'altra sponda. Assolutamente. Lascia il mondo, perché il mondo è morto. Bada con i figli di Dio, con il popolo di Dio, e per Dio e per Gesù. E Dio, come è vero che io lo amo, lo adoro, e ancora ieri notte mi ha fatto un miracolo a me. Come è vero che profetizzo che questo Dio ti farà grande, ma non errare di quello che ti sto dicendo. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Amen. Adesso, se c'hai qualcosa di dirla, dilla. Amen. Amen. Se hai qualcosa di dirla, esprimiti. Butta tutto fuori. Se hai un pensiero, un qualcosa che stai dedicandoti. No. Ieri mi sono liberato di tutto. Ho perdonato tutte le persone malvagie che mi hanno trattato male l'anno precedente. Quest'anno è un nuovo anno e devo stare tranquillo. Perfetto. Mi sono messo, diciamo, tra virgolette, l'anima in pace, perdonando chi mi ha fatto del male. Amen. E questo dovevi fare, proprio questo, perché chiunque ti ha fatto del male, lui stesso o lei stessa, chiunque sia, ti chiameranno, ti interpelleranno e ti chiederanno: Fabio, ti chiedo perdono. Come stanno facendo per me, così stanno facendo. Gente che malvagia, che prima mi odiava, questi sono e adesso, orgogliosi, mi chiamano per essere una scusa. Sì, mi chiamano per essere guarite dal Signore, ma non lo sanno che è inutile che cambiano nome o nickname, perché Dio me li confida. Bene, adesso tralasciamo questo, andiamo per ciò che il Signore vuole donarci stasera.
Oggi è un inizio dell'anno, il Signore vuole fare tanto per il suo popolo, per i suoi figli e figlie e soprattutto per chi ancora non lo conosce, per chi ancora cerca delle cose per giocare, delle reazioni che magari potrebbe fare a meno di farle o dirle o cercarle, perché il Signore è messo ai telai, che ci guarda, ci scruta e come dice un salmo, io ti scruto. E il salmo dice, tu sai di dove sono venuto, tu mi conosci fino dentro il ventre di mia madre quando io ero là dentro, che fiatavo, mi conosci appieno. E grazie, perché tu mi hai tenuto per mano lungo il cammino dei miei errori, delle mie difficoltà, per le mie incomprensioni verso di te, ascoltando magari i miei simili che mi guidavano. E io voglio dirti pietà. O Dio dei miei padri, o Dio dei miei conoscenti, o Dio di tutto il mondo, oggi io ti amo e ti amo follemente per quello che tu hai fatto e continui a fare. E ancora grazie, papà, per quello che hai fatto stanotte per me. E mi ha detto che non finisci qui, perché continuerai giorno dopo giorno. Stai plasmando la mia vita. E grazie, Padre, che tu oggi plasmi Fabio, plasma anche sua mamma, perché sua mamma è onorata per quello che suo figlio ha potuto avere da te. Plasma anche lei, sua mamma, guariscila e ringiovaniscila. E plasma anche suo fratello e suo zio, che lui ama con tutto il cuore, perché io non dimentico nessuno, nessuno, non dimentico nessuno. Come Dio non dimentica nessuno, così anch'io cercherò di non dimenticare nessuno. Ma se mi dovrei dimenticare qualcuno, mio padre non dimentica mai a nessuno, perché conta fino uno per uno i nostri capelli che abbiamo attaccati nel cuoio capelluto, tanto che me li sta facendo affacciare i capelli. E vedete come sono lunghi e come sono neri e si stanno trasformando. Non perde il filo dove piantare il capello, dove c'era la morte, tornata la vita. E così farà tornare la vita anche a chi si metterà ai piedi di Gesù e chiederà perdono. Grazie, Padre, perché stasera tu, come primo giorno dell'anno, come noi ti stiamo onorando, tu ci onori a tutti noi, ai nostri figli. E io ti ringrazio per i miei figli, per il trascorrere
di queste ore meravigliose con i bambini. Abbiamo mangiato insieme come una famiglia felice, la famiglia più felice del mondo. Anche che quel disgraziato di Satana cerca di mettere scompiglio, ma sono riuscito a bloccarlo. Per la fine dell'anno ce l'ho fatta. Adesso mi metterò al lavoro per bloccarlo tutto l'anno che abbiamo davanti. Cercherò di tagliargli anche i piedi, se possibile, se Dio me lo permetterà. Non si deve azzardare neanche più a disturbare la mia famiglia, perché la mia famiglia sarà più felice d'ora in poi, nonostante le preoccupazioni. E grazie, Signore, per quello che tu farai ancora quest'anno, un anno di felicità per tutti. Grazie, Padre, nel nome santo del tuo figliolo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Amen, cara nella grazia. Bene, cara nella grazia, adesso prenderemo un vaso della parola del Signore, leggermente ci avviamo anche per chiudere la live. Perché come vediamo questi giorni sono stati giorni un po' divertevoli, ma alcuni si sono stancati facendo la notte, un orario che non è un orario normale, e allora le persone hanno avuto, diciamo, un po' di squilibrio. Però noi piano piano facciamo un piccolo passo. Luca capitolo 3. Chi c'ha una Bibbia, chi non ce l'ha, ascolti. Parlerò piano piano perché così non disturbo nessuno. Padre Santo, Dio d'amore, nell'amore santo del tuo figliolo ti voglio mettere davanti la tua parola, qui in Luca capitolo 3, dove arriviamo, mettiamo un punto. Grazie, buon Padre Celeste, Dio d'amore, nell'amore santo del tuo figliolo Gesù. Amen. Adesso apro l'altra live, così se c'è qualcuno che ci vuole venire a trovare, ci viene a trovare. Perché ci sono i ritardatari che potrebbero anche venire. Gloria al Signore.
Niente. Gloria a Dio, a posto. Signore grande e potente, e qui in questa parola del Luca capitolo 3 dice: predicazione di Giovanni il Battista. E a Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, quando Ponzio Pilato era governatore della Giudea ed Erode tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Tracotide e Lisania tetrarca dell'Abilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caiafa, la parola di Dio fu diretta a Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Piccola pausa. In questo periodo che abbiamo letto questa parola, c'è stato qualcosa di miracoloso. Qualcuno è stato investito con la potenza di Dio, e questo qualcuno abbiamo capito che era Giovanni il Battista, figlio di Zaccaria. Mentre fu messo, grazie Max Capri, ti abbraccio amore, ti abbraccio, grazie di questo augurio, sono lì vicino a te amore, Max Capri, sento il tuo calore del tuo cuore vicino a me. Tu non sai come mi hai fatto felice stasera venendomi a trovare nella mia life. Mi hai commosso, amore. Grazie, grazie, ma non sono io grande. E chi vive in me che è grande? Gesù. Grazie, amore, grazie. Grazie, io ricambio questi auguri che mi stai facendo a te, la tua casa e tutta la tua famiglia, dal più piccolo al più grande. Mi hai fatto piangere. Non so se si vedono le lacrime. Mi hai dato una commozione. E gloria a Dio, grazie papà, che anche tu a Capri, Max, gli dai un avvenire grande. Padre, lo sto invitando, se gli è possibile salire, anche per sentire la sua voce. Grazie che mi vuoi bene, grande uomo di Dio. Ti ringrazio, anche tu sei un grande uomo. Scusa, non posso. Ok, tranquillo, sarà un'altra volta. Mi è bastato già il tuo saluto. Mi hai dato una gioia immensa, Max. E quello che posso fare per te l'ho fatto. Signore ti ha dato la salute, spero che stai bene, se c'è qualcosa fammelo sapere, se c'è qualcosa nella tua vita che
non va oltre quello che Dio ha fatto, scrivimi, non ti preoccupare, scrivimi in WhatsApp, dove vuoi, se mi chiami in WhatsApp addirittura me lo darai a voce, quando vuoi. Il mio numero lo trovi anche nel mio profilo, oppure in Facebook, o anche nel mio sito, o l'ho messo anche in YouTube, in due profili. Basta che c'è, vede la foto di mia moglie, o nell'altro profilo che vede che sto cantando. Ho sentito energia positiva da parte tua. Amen. Perché mentre ti abbracciavo, il calore che ti ho dato ha ristrutturato tutta la tua aura. Tu sai che abbiamo un'aura attorno a noi. Mentre ci avviciniamo a una persona, attraversiamo i raggi dell'aura di quella persona. E quando una persona è negativa, noi la sentiamo subito. Mentre si va avvicinando, noi siamo turbati. Ma se quella persona è positiva, mentre si avvicina, riscontriamo beatitudine, amore, sicurezza, tranquillità, che ci fa star bene. E quello che hai sentito è questo qua. Che Dio ti benedica. Amen. Stiamo leggendo la parola in Luca capitolo 3, siamo arrivati che abbiamo letto il primo e il secondo versetto. Adesso siamo nel terzo, con la gloria di Dio. Andiamo avanti. E nel terzo versetto dice: ed egli andò per tutta la regione intorno al Giordano, predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. Giovanni, subito quando fu investito della pienezza della grazia di Dio, si promise di spianare la strada al nostro Maestro Gesù Cristo. E cominciò, come dice qua, andando prima nel deserto per fortificarsi. Abor dice amen, buona serata, ciao, figlioletta mia, ti voglio bene, ti ringrazio per tutte le live che condividi, magari fossero tutti come te, il Signore subito ci chiamerebbe, perché il mondo spiegheranno tutte le loro ginocchia prima ancora del tempo fissato. Continua, Abor, Diana 09, continua, non ti fermare. Se hai bisogno di una Bibbia, ci sono due Bibbie nel mio sito, www.gesulalucedelmondo.it, due ce ne sono. Una è MP3, dalla Genesi fino all'Apocalisse, più ci sono i testi biblici, letterature, tutte in MP3, che li puoi ascoltare con le cuffie, mentre tu fai lo sport che pratichi tu. Ti ho visto in alcuni filmati.